Questo è un manichino che è l'esatta riproduzione di un paziente e quello che si vede sovrapposto è la ricostruzione virtuale del suo scheletro, dei vasi arteriosi e venosi e ad esempio in questo caso della ghiandola parotide e di un nodulo all'interno della ghiandola che potrebbe essere un tumore. Il manichino è stato riprodotto sull'anatomia di un paziente reale, pertanto lo scheletro è stato stampato in 3D sulla base dei dati derivati dall'TAC, mentre i tessuti molli, quelli che nel video si vedono in rosa, sono invece stampati in materiale siliconico dalla ricostruzione dei tessuti molli proveniente dall'TAC. Questo è l'ambiente sperimentale su cui abbiamo testato il dispositivo all'inizio, prima di passare alla sperimentazione sull'essere umano. E per rendere ovviamente la sperimentazione più accurata e realistica possibile, questa è stata condotta su riproduzioni di pazienti reali, come ad esempio questo. Allora, facciamo un passo indietro per capire il motivo per cui il chirurgo desidera la realtà aumentata. Il motivo è che il chirurgo ha sempre voluto vedere attraverso il paziente, o se non altro sulla superficie del paziente, una mappa di quello che avrebbe incontrato durante l'intervento chirurgico. Quindi, come si vede in queste fotografie, una volta disegnava. In questo caso disegna una mandibola malformata, in questo caso disegna dei noduli tumorali di una parotide, in questo caso invece la mappa di una ricostruzione complessa di un mascellare superiore utilizzando il tessuto della coscia. Ovviamente sono tutti esempi di chirurgia maxillofacciale. Nel tempo sono state molte le tecnologie che si sono proposte di rendere più accurate queste mappe. Nell'ultimo ventennio la tecnologia che si è imposta per questo scopo è stata quella dei navigatori chirurgici, che funzionano esattamente come i navigatori delle automobili. Hanno una mappa che è data dalla TAC e questa mappa viene messa in relazione con la realtà, che è il paziente. Credo sia esperienza di tutti il fatto che quando si usa un navigatore in automobile sia necessario un certo tempo, la spesa di un certo tempo nel passare con lo sguardo dal cruscotto alla strada, sia appunto con lo sguardo ma anche con la testa, con la mente, in modo da mettere in relazione l'informazione virtuale del navigatore con l'ambiente reale della strada. Questo mismatch fa sì che si perda tempo ma anche accuratezza e talvolta si manca di girare ad un incrocio e ci si sbaglia nonostante il navigatore. Questo capita anche con i navigatori chirurgici perché lo schermo su cui è mostrata la mappa è esterno al campo operatorio mentre il paziente è sul lettino e il problema del passaggio e del trasferimento dell'informazione virtuale al paziente è esattamente lo stesso. Questo può determinare un rallentamento dell'attività chirurgica o, ancor peggio, inaccuratezze ed errori. L'obiettivo della realtà aumentata è esattamente quello di ridurre per quanto possibile questa discrepanza tra il virtuale e il reale, tra il digitale e il reale, fondendoli in un unico sguardo. Pertanto, quello che il chirurgo cercava nel disegno, e che cerca ancora perché ci capita ancora di disegnare sul paziente, viene in realtà mostrato agli occhi del chirurgo
attraverso un visore indossabile. E questo ha rispetto al disegno tantissimi vantaggi. Primo, perché è tridimensionale, esattamente come l'anatomia reale del paziente. Secondo, perché è reale, cioè deriva dai dati reali dell'TAC del paziente, per cui non c'è una stima generica della localizzazione della dimensione di un tumore come nel disegno che vediamo qui, ma c'è l'esatta posizione, l'esatta dimensione, l'esatto rapporto di questo tumore con le strutture circostanti. Come vediamo in questo video, che è ripreso realmente in sala operatoria su un paziente reale, il dispositivo mi mostra una linea tratteggiata che la sega deve seguire per tagliare l'osso esattamente dove abbiamo pianificato.